Bene, buonasera amici, sono Emanuele Lobue con mia moglie Angela Ciconte e siamo gli organizzatori che hanno organizzato l'evento del 21 dicembre alle ore 21 presso la GAM di Torino con due relatori di eccezione, l'avvocato Gianfranco Amato e la dottoressa Silvana De Mari. A parlare di quello che è il nostro argomento, infatti doveva essere il tema la verità rende liberi e la GAM ha pensato di renderci liberi annullando l'evento. Adesso lascio la parola ad Angela, la slego dal bavaglio, in maniera che ci spiega cosa è avvenuto in questi passaggi. Grazie. Bene, scusate, mi libero dal bavaglio e porgo il testimone a mio marito perché per il momento ci hanno imbavagliato. Allora, i fatti di questo annullamento di evento sono i seguenti. Noi presentiamo proprio i documenti. In data 26 novembre, quindi circa un mese fa, alle ore 11.35 ho preso per la prima volta contatto tramite mail con la GAM di Torino, dove, come potete vedere dal documento, mi sono presentata e chiedevo la sala per la sera del 21 dicembre 2018, dicendo già da subito sia qual era il titolo, cioè La verità vi farà liberi, sia chi erano i relatori d'eccellenza, l'avvocato Gianfranco Amato, giurista per la vita, e la dottoressa Silvana De Mari, medico specializzato in chirurgia generale del endoscopia dell'apparato digerente e in psicologia cognitiva, nonché scrittrice. Don Pietro Cutuli, che doveva essere anche lui presente, purtroppo poi ha disdetto, tant'è che nella locandina poi finale non è comparso perché già da subito aveva avuto problemi e non poteva comparire. Immediatamente, lo stesso giorno, semplicemente un po' più tardi, alle 11.55, la GAM di Torino mi risponde tramite un suo mediatore e mi viene detto che la sala è disponibile e potevo prenotarla online al seguente link. Mi dicevano quali strumenti mi davano nel costo totale ad ora che mi presentavano, e tutti i punti di riga nera che vedete sono dati sensibili che non voglio rendere pubblici, quindi è solo il concetto che voglio mandarvi. A quel punto, successivamente a questa dichiarazione scritta, è seguita una telefonata dove mi hanno confermato che la sala me la davano. E poi tramite mail il 3 dicembre mi comunicavano come procedere per il pagamento. La quota totale di €457,50, confermandomi la sala per il 21 dicembre dalle ore 20.30 alle 23.30. A questo punto io ho pagato poi il 12 dicembre perché nel frattempo ero partita e tranquillamente, come d'accordo intercorsi, aspettavo questa settimana affinché mio marito andasse a visionare la sala per definire gli ultimi dettagli, e quindi da lì in avanti eravamo, come dire, era tutto in discesa. Peccato che questo lunedì, quando io ho contattato la GAM, ho ricevuto una risposta che mi ha un attimino lasciata perplessa, in quanto hanno dichiarato telefonicamente che una persona che non si è qualificata, perché non ha detto nome e cognome, ha semplicemente detto che non era il caso che la dottoressa Silvana De Mari parlasse pubblicamente tramite la loro sala. Approfondendo questa mediatore, ha scoperto che nel canale web della GAM erano arrivati altri messaggi da altre persone, presumibilmente proprio dal mondo LGBT, che desideravano che questo evento non venisse svolto. Tant'è che dopo un paio di giorni di titubanza, anzi più che di titubanza, di cercare l'escamotage per come scaricare questa, tra virgolette, patata bollente, mi comunicano a voce in un primo momento che la disdetta era venuta. A quel punto io ho preteso una mail dove nero su bianco dichiaravano qualcosa, cioè qualcosa, quello che mi avevano detto fino a quel momento, e con mia somma sorpresa
il 18 dicembre alle ore 15:34, in realtà il mediatore, diciamo, mi ha mandato addirittura la risposta dell'avvocato della Fondazione Torino Musei, quindi questa cosa ha preso una piega particolare, perché che mi scriva subito un avvocato per dare una disdetta mi ha lasciata perplessa, ma ancora più perplessa mi ha lasciata la motivazione. In quanto viene scritto che abbiamo appreso che in data 21 dicembre 2018 è stata prenotata la sala conferenze di Corso Galileo Ferraris 30, a voi data in gestione, quindi si riferiva al mediatore, dal 1 gennaio 2016 per tenervi un evento che vede protagonisti Gianfranco Amato e Silvana De Mari ed avente ad oggetto La verità rende liberi. Abbiamo preso atto dell'argomento trattato e anche alla luce delle molte polemiche già in passato emerse nei confronti dell'istituzione museale per aver ospitato convegni su temi sensibili, non riteniamo opportuno lo svolgimento del convegno che, indipendentemente dal tema trattato o qualora svolto, rischia di creare problemi di sicurezza e portare danni d'immagine alla GAM. Vi chiediamo pertanto di non procedere alla conferma dello stesso. Ora, tutto questo si può tranquillamente contestare. Primo, perché qua dicono vi chiediamo pertanto di non procedere alla conferma dello stesso. La conferma dello stesso era già avvenuta, avevo anche già pagato. Poi la GAM, che fa finta di scendere dalle nuvole, in realtà aveva sul proprio sito il mio evento del quale io ho fatto gli screenshot, e ora invece compare all'improvviso che dal 21 iniziano i lavori di ristrutturazione. Ecco, fino a ieri c'era il mio evento, da oggi compare altro. Ma in più loro dicono che la motivazione del diniego è dovuto per problemi di sicurezza. Ecco, questo è un argomento che non dovrebbe interessare la GAM, in quanto la Questura di Torino provvede, su nostra segnalazione, a portare tutto il servizio necessario, come è sempre avvenuto. E oltretutto non capisco i danni d'immagine alla GAM, a cosa si riferiscono, in quanto siamo perciò cittadini onesti, in particolare la dottoressa Silvana De Mari è stata anche prosciolta dall'accusa, in quanto lei può, è stato riconosciuto dal giudice, che può parlare in termini medico-scientifici di quello che è l'argomento trattato. Quindi noi domani sera alle ore 21 saremo davanti alla GAM perché, come dice il titolo della nostra locandina, la verità rende liberi, come resistere alla dittatura del pensiero unico. Quindi noi partiremo dalla fine del titolo. Domani sera diremo come resistere alla dittatura del pensiero unico, in quanto la verità ci rende liberi. Anzi, aggiungiamo, e con questo vi salutiamo, cari amici LGBT, le bugie non vanno dette, perché noi ECNC, etero come natura crea, non siamo dei pesciolini che abbocchiamo all'amo. E con questo vi salutiamo.